e la collaborazione che è stata istituita. Ma siccome ci troviamo di fronte alla quarta verità di Comodo, signora Ministra, la quarta, io penso che qualche gesto conseguente andrebbe compiuto. E i gesti conseguenti sono vari. Se non vogliamo che di fronte a una richiesta del nostro Paese di verità e giustizia scegliamo esclusivamente gli interessi materiali. E la scelta dovrebbe essere quella di richiamare per consultazioni il nostro ambasciatore. Lo stiamo chiedendo da 2 mesi, forse è arrivato il tempo. E occorrerebbe anche delineare cos'è per noi l'Egitto. Se non è un paese sicuro per i suoi cittadini, non lo è neanche per i cittadini italiani e probabilmente andrebbe aperta a livello internazionale una maggiore capacità di incidere e di segnalare una distanza. Grazie, Un onorevole paese Scotto. intero, Deve una concludere. generazione intera aspetta verità per Giulio Regeni. Non Grazie. lasceremo nulla di Grazie, intentato. onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2142, dei deputati Monchiero e Rabino, concernente iniziative di competenza finalizzate alla rielezione dei componenti dei consigli dell'Ordine degli Avvocati in relazione alle procedure di accorpamento dei tribunali previste dalla riforma della geografia giudiziaria. Il deputato Monchiero ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto, onorevole. Un minuto è breve, ma il concetto che voglio esprimere lo è altrettanto, signor Ministro. Noi più volte abbiamo lamentato l'errore di programmazione, quello che dal nostro punto di vista ovviamente è l'errore di programmazione commesso nel sopprimere l'ospedale di Alba, che era uno dei il tribunale di Alba, scusi, che era uno dei maggiori del Piemonte, e di accorparlo ad un altro che era di dimensioni inferiori. Soluzione clamorosa, che ha avuto anche il piccolo frutto avvelenato a cui si riferisce questa nostra interrogazione di oggi, e cioè il mancato rinnovo delle rappresentanti degli ordini di avvocati correlati ai tribunali fa sì che oggi gli avvocati del Foro di Alba, che ripeto erano più numerosi di quelli del Foro di Asti, non siano per nulla rappresentati, poiché corre voce che ci sia lo studio.